Allora, con noi la deputata del Movimento 5 Stelle, Carla Ruocco, che salutiamo. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera. Stamattina eravamo rimasti con voi, portavoce del Movimento 5 Stelle, che facevate una specie di mini sondaggio. Ho visto un sacco di post, per esempio su Facebook, di suoi colleghi, forse anche il suo, non lo so, io non vorrei attribuirle qualcosa. Comunque, in cui dice che facciamo, ci andiamo o no? Insomma, alle consultazioni col Presidente della Repubblica c'erano risposte miste, ma poi avete deciso di non andarci, no? Spiega a chi ci ascolta perché. Intanto io non le definirei consultazioni, ma una mera tarantella, perché come lei sa meglio di me, già è designato Renzi come Presidente del Consiglio, quindi non avevamo nulla su cui consultarci con il Presidente della Repubblica. Oggi addirittura c'è sui giornali già la lista dei ministri, noi siamo persone serie, per cui ci consultiamo quando poi c'è un'effettiva discussione su questo punto, che non sembra assolutamente esserci. Oltre al fatto che i tempi tecnici, proprio perché i giochi sono fatti, erano talmente stretti che non hanno consentito neanche poi per noi una possibilità di richiesta ad una base più ampia, ma abbiamo limitato alla consultazione dell'Assemblea che quasi all'unanimità si è espressa proprio come le dicevo, proprio per i motivi che le ho appena espresso, per evitare pagliacciate. Questo è tutto, insomma. Oh, c'è anche la Lega che deve decidere se andarci o meno, ma comunque, insomma, mi sembra che sia veramente un passaggio estremamente Superfluo, formale. insomma, quantomeno superfluo. Oh, visto che ce lo stanno chiedendo, ma lei ha capito qual è il programma economico, quali sono le prospettive economiche di No, Renzi? anche perché poi lo ricordiamo, insomma, voi avete sempre Guardi. detto che sui singoli provvedimenti vi riservate di votare con Sì, oppure in maniera certo. contraria. Sì, 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 Ecco, lei sì, sì. l'ha Io lo capito però quali confermo. potrebbero essere questi provvedimenti shock del nuovo Guardi, governo? guardi, glielo posso anticipare perché ho visto i renziani come hanno votato in questi 8 mesi e hanno votato in maniera scandalosa. Solo l'ultima, tutti insieme con il loro partito, l'hanno votato per un regalo alle banche ai danni nostri di 7 miliardi e mezzo, per esempio. Si sono occupati di temi che sono ben lungi dai temi economici reali dei cittadini italiani. Spesso nelle commissioni abbiamo posto noi sul piatto delle problematiche, per esempio quella della compensazione, e poi è stata anche una nostra vittoria, la compensazione delle cartelle esattoriali da parte degli imprenditori che vantano crediti nei confronti della pubblica amministrazione. Questo è il nostro emendamento che peraltro è passato. Queste sono state le nostre proposte. I renziani hanno votato per tenersi il ministro delle cancellerie, hanno votato per tenersi il Porcellum. Quindi cosa ci aspettiamo da questi renziani? Io non mi aspetto nulla di diverso da quello che ho visto negli ultimi decenni a questa parte. Cambia il volto delle lobby. D'altronde, anche durante la legge di stabilità sono stati elargiti denari a pioggia a lobbisti che abbiamo anche denunciato in aula. E quindi, che dirle, uno di questi era la Sorgenia, per esempio, a cui è stato dato un'elargizione di diversi milioni di euro ai nostri danni. Questi sono i renziani che si annidano nel PD, adesso cambia volto da Letta a Renzi, questo è. Oh, intanto arriva una notizia che credo sia interessante perché non dimentichiamoci, non ci sono le elezioni in Italia per decidere una maggioranza, almeno non ci sono per il momento, e eventualmente dare un'indicazione di un nuovo Presidente del Consiglio, ma ci sono il 25 di maggio per l'Europa e credo che questa sia una notizia importante perché la Commissione Lavoro e Affari Sociali del Parlamento Europeo ha approvato una risoluzione in cui ha criticato come non era mai successo in passato la Troica, ovvero Commissione Europea, Fondo Monetario Internazionale e Banca Centrale Europea. Benissimo, infatti. Leggo questa cosa, le critiche che chiedono appunto, in questo documento si chiede urgentissimo un piano per il lavoro non finanziato con lo 0,5 del prodotto interno lordo quando per le banche è stato usato il 7% del PIL. Ecco, questi sono dei discorsi molto concreti, molto fattivi, che da una parte ci fanno capire che da noi manco se ne parla di queste cose, ecco, Sì. cioè Guardi, infatti lei mi ha
un ottimo spunto su questo. L'idea di Europa che abbiamo noi è appunto un'Europa che si avvicini ai cittadini, al lavoro e alle imprese. Le do anche proprio un esempio: due giorni fa è stata approvata all'unanimità dal Parlamento una mozione IVA firmata proprio a mia prima firma, in cui proprio si prende un aspetto dell'Europa che finalmente riguarda i cittadini, cioè la semplificazione degli adempimenti IVA e la riduzione con quello che viene a costare tutta il mare magnum di adempimenti, con quei costi e una riduzione drastica delle frodi che proprio per questa opacità si annidano. Ecco, con questi con questa armonizzazione si creerebbero tanti soldi, si avrebbero a disposizione per abbassare drasticamente tutte le aliquote IVA. Questi sono i temi che noi vogliamo portare in Europa: il tema del lavoro, il tema del fare impresa creativa, finalmente un'omogeneità che rispetti nello stesso tempo le differenziazioni nazionali. E sono contenta che alla fine è solo questione di tempo, ma i nostri temi si fanno avanti a tutti i livelli, perché significa che ce n'è una necessità assoluta. Oh, ma voi avete individuato i gruppi, i prossimi gruppi parlamentari in Europa con i quali dialogherete? Chiaramente poi dovrete anche scegliere in quale gruppo entrare, in quale gruppo aderire, insomma. Lei, come sa, insomma, se ci segue, tendenzialmente noi ci soffermiamo prima sui temi, ovviamente, quindi abbiamo focalizzato molto l'attenzione su quelli. E poi comunque passiamo sempre per una consultazione di rete, quindi in questo momento su questa domanda non posso dare delle risposte dettagliate, però... No, perché rischia di dover dialogare con Marine Le Pen, per esempio, che già sta al 30% in Francia, no? Che, per carità, può essere una scelta, però è fortemente connotata in una certa maniera, e quindi questo potrebbe provocare dei mal di pancia magari anche ai vostri iscritti, insomma. No, ma noi gli iscritti li consultiamo prima di dialogare con qualunque gruppo, quindi il mal di pancia i nostri iscritti non li avranno, perché decisioni d'imperio dall'alto non arriveranno. Oh, allora, prima di salutarla, mi dà un giudizio pacato? E no, sto scherzando, può anche non essere pacato, perché io non ho avuto dei giudizi pacati su questa cosa, perché oggi è ritornata fuori la storia dei giovani che sono disoccupati perché non hanno voglia di lavorare, detta da John Elkann, che il lavoro se l'è trovato in casa. Oggi a Sondrio ha detto: molti giovani non trovano lavoro perché stanno bene a casa. Detto da lui, poi, fosse uno che è si è fatto da solo. Guardi, io lo trovo una cosa scandalosa, detta poi da questa persona, da questo soggetto, in un momento in cui poi la Fiat, tra l'altro, dopo aver preso un sacco di soldi dal nostro Stato, delocalizza. Guardi, per favore, sono veramente indignata. A me arrivano lettere di gente plurilaureata con master che guadagna, non può arrivare a fine mese. Anche persone veramente che meriterebbero, che in un altro paese meriterebbero i tappeti rossi davanti ai piedi, qui sono trattati come la melma. John Elkann deve avere la bocca chiusa e deve togliersi il cappello davanti ai giovani italiani. Se poi veramente detto da lui che il lavoro non è dovuto uscire da casa, cioè appunto, a casa propria l'ha trovato, ma di che stiamo parlando? Spero metaforicamente, che poi gli dice no perché sono andato a studiare a Londra, eccetera, sì, metaforicamente. Ma è andato perché c'aveva le possibilità più di tutti gli altri italiani, più di tutti, guardi, cioè non ce n'era uno che aveva possibilità peggiori delle sue, lui era proprio quello che aveva le possibilità maggiori. Quindi. Io spero che avesse bevuto e che se adesso si ravveda e ritratti questa dichiarazione. È difficile ritrattare perché ci sono anche i video, ma comunque lasciamo perdere. che ritratta, come fa a ritrattare? Vabbè. Comunque, grazie, buona serata, grazie, buon lavoro. A lei. Grazie, arrivederci.